hanno vinto il match dell'andata, adesso dovranno difendere questo vantaggio e provare però anche a colpire con le ripartenze, con il contropiede. E speriamo anche in un grande spettacolo, Pierluigi. Il Cagliari, squadra che vuole continuare a stupire dopo il successo interno dell'ultimo turno contro l'Hellas Verona. Penso proprio che oggi ci siano tutte le condizioni per bissare il 2-0 della scorsa partita, Pierluigi. Si comincia. Mantiene ancora il pallone. Fischio dell'arbitro, c'è grande agonismo subito. Palla vagante adesso. Si contendono il controllo del pallone. Occhio, cerca l'area di rigore. Mette in mezzo. Palla verso il compagno. Ecco il tiro. Occhio alla deviazione, c'è il palo. A metri a disposizione. Attenzione, tutto solo. Ecco il tiro. Buona la lettura difensiva che interrompe l'azione in un momento interessante. Ci sono metri a disposizione. Supera facilmente il difensore. Aspetta l'arrivo dei compagni. Si è alzata la bandierina dell'assistente, dunque fuori gioco millimetrico sembrerebbe. Ci vuole preparazione, occhio. Rientra in campo dunque, tutto a posto per lui. Fa rientrare l'allarme, Pier. C'è spazio davanti a sé. Grande intervento del difensore, la risolve lui.
Deviazione, calcio d'angolo. Cepitelli, grande parata, super portiere. Si riprenderà con un fallo laterale. Danilo Avelar. Danilo Avelar. Pallone controllato senza difficoltà dai difensori. Rischia grosso qui, l'arbitro che si avvicina. Riflettori puntati sulla Serie A nella prossima sfida. Il Cagliari in trasferta affronterà la Sampdoria. E sarà un piacere commentare il match in diretta. Speriamo di non rimanere delusi dallo spettacolo offerto in campo dalle due squadre. E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. Speriamo che la ripresa possa regalarci qualcosa di più. Ci vuole poco, visto un primo tempo abbastanza noioso. Sì, poco di più, un piccolo sforzo in più è necessario, qualche emozione in più non guasterebbe di certo. Ancora 0-0 quando siamo arrivati all'inizio del secondo tempo. Se nessuno dei due allenatori decide di cambiare assetto, temo che andremo avanti così fino alla fine della gara. Spazzano via il pallone. Con questo replay possiamo apprezzare veramente il tempismo e il riflesso del portiere. Ha strozzato in gola l'urlo di gioia dell'attaccante con una parata eccezionale per tecnica e anche quel pizzico di fortuna. Porcari. C'è grande pressione su di lui. Salta l'uomo. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Sono schierati in campo i suoi uomini. Pier. Ha intercettato palla con un ottimo tempismo, consentendo alla difesa di respirare. Buon recupero, possono ricominciare. Supera il difensore. Passaggio perfetto, pericolo, ecco il tiro, e qui salva la propria porta con un grande intervento in tutto. Cosa avrà mangiato oggi il portiere? Impenetrabile. C'è spazio per andare. Occhio alla botta, occhio al rimbalzo. E l'arbitro dice che è calcio di rigore. Ovviamente nel calcio c'è contatto fisico, questo è sicuramente un intervento irregolare. Le trattenute nel calcio sono all'ordine del giorno, ma questo non significa che non debbano essere punite. Cambio tattico. Cerca l'episodio giusto per risolvere la gara. Freddissimo, la mette dentro. Grande freddezza per la trasformazione dagli 11 metri. Bella, decisa, ferma questa conclusione. Non ha lasciato scampo al portiere. Partita in grande equilibrio, lungamente in equilibrio nel punteggio, adesso è cambiato tutto.
Danilo Avelar. Pisano. L'arbitro che ferma il gioco. Concede una rimessa laterale agli avversari. Albertazzi. Cross che viene ben intercettato. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Contrasto pulito che ferma l'avversario. Sono in vantaggio 1-0, quando manca poco, vittoria di misura che però potrebbe dare un grande impulso, una grande spinta, o no? Nella prossima partita il Cagliari giocherà contro la Sampdoria. Hanno fatto il minimo sindacale per vincere oggi, ci si aspettava di più da loro. Se credono di poter vincere anche la prossima giocando in questo modo, beh, si sbagliano di grosso. Pericolo! La chiude molto bene. Ci sarà un calcio d'angolo importante a questo punto della gara. Sugli spalti si esulta già per la vittoria quando manca ormai poco da giocare. Entusiasmo incontenibile. Beh, Pierluigi, la partita ha preso una piega tale che difficilmente potrà cambiare in questi ultimi minuti. Questa può essere l'ultima occasione per pareggiare. Occhio al calcio d'angolo. Ecco intanto che ci viene riproposto il calcio di rigore calciato in precedenza. Ottima chiusura di testa. Contrasto ruvido, vigoroso. C'è la prateria per andare. Parte il tiro. Nulla da fare, pallone che esce. Con pochi tocchi hanno ribaltato il fronte, splendido contropiede. Si chiude così, dunque, sull'1-0 questa gara. Considerando anche il risultato dell'andata, dunque la doppia sfida è arrivata alla qualificazione sperata alla finale. Eh sì, Pierluigi, e adesso devono proprio crederci, la Coppa è lì, vicina, che li aspetta.